Appassionati di calcio, un saluto da Matteo Pirritano, buona domenica in diretta su Eleven Sports dallo stadio Nicola Ceravolo per la sfida valevole per la 14ª giornata, tra pochissimo quella tra Catanzaro e Gelbiso. È spuntato il sole in città dopo una nottata e una Situm, palla su Iemmello che prova a saltare Cagnoluti, in qualche modo ci riesce, Iemmello aspetta l'apertura dentro per Verna che non calcia benissimo. Giuliano Chieremateng prova a uscire dal traffico, sportellata di Van de Putte glielo impedisce, prova a capovolgere l'azione l'ex Vicenza, palla dentro che arriva al limite su Iemmello, la finta di Iemmello, Iemmello! Palo gol, Catanzaro in vantaggio, il boato del Ceravolo, segna ancora lui, Pietro Iemmello, 1-0. Un Nunziante. Lo aspetta in zona Van de Putte, Nunziante va da Fornito, occhio che da lì Fornito può anche calciare col sinistro, nessun problema per Fulignati, Fornito che da lì su calcio piazzato ha fatto un capo libero adesso Chion di giocare questo pallone, cambio dalla parte opposta su Situm, vuole la palla dopo la sovrapposizione Martinelli, ma è scivolata in contesto, palla che resta lì, si addormenta la coppia Cagnoluti d'Agostino che adesso provano a chiarirsi e per poco non è ne ha due davanti. La palla arriva a Tommaso Biasci, lo attende Nunziante, il cross di Biasci, il colpo di testa con i tempi giusti da parte di Curcio. Papa, Fornito che aspetta l'avanzata di Gilli, lo molla Curcio, l'imbucata interessante su Chieremateng. Nunziante alimenta e Chieremateng che va dal 18, che calcia bene, non era facile. Non trova la porta, da ottima posizione ancora una volta Fulignati. Schion. Biasci ha visto l'inserimento di Van de Putte. Palla alta di poco sopra la traversa. Sul pallone Verna e Van de Putte, il fischio che arriva adesso da parte di Centi, palla che viaggia all'interno dell'area di rigore, Scognamillo a Van de Putte che ha spazio per attaccare. Van de Putte, 4 quelli in maglia bianca, adesso ritorna che è Fornito, occhio a Curcio, limite dell'area, Curcio va alla conclusione dopo avere Iemmello anticipato, invece Curcio da Loreto che perde il pallone, ancora Iemmello, l'imbucata su Biasci, poi passi dentro l'area col sinistro. Tommaso Biasci non perdona mai da lì, 2-0 per le Aquile, sempre quei due, Iemmello e Biasci, 2-0 per il Catanzaro. Ante su Van de Putte che poi allontana sui piedi però di un calciatore della Gelbison, grande controllo di Chieremateng, Fulignati in uscita, la palla resta lì, l'acrobazia poi di Martinelli ad allontanare il pericolo, come si era girato Chieremateng, come uscito dalla propria porta Fulignati, non è finita, Cagnoluti, largo alla destra, rilancio lungo di Fulignati. Prova a staccare Bombaggi, palla che comunque passa, occhio a Situm, passi dentro l'area, il tocco per Iemmello, Iemmello, tocco sotto, non ci casca D'Agostino che in due tempi blocca il pallone. Anticipo regolare di Brighenti su Chieremateng, anche il 23 a testa alta, supera la metà campo, il tocco su Iemmello che aspetta il movimento di Biasci, prova ad andare da solo, che imbucata su Brighenti che si ritrova tu per tu col portiere, palla alta, Catanzaro un passo dal 3-0 con Nicolo Brighenti. Iemmello prova a passare davanti a Loreto che difende bene la posizione. Verna riconquista il pallone, il tocco su Van de Putte. Chion, Iemmello, si gira, conclusione. Errore clamoroso di D'Agostino che buca l'intervento. E Iemmello trova doppietta personale, il 3-0 per il Catanzaro al 29esimo minuto della ripresa. Quello che è il suo obiettivo, l'obiettivo a lungo termine, l'obiettivo di arrivare davanti al Pescara in vista del big match del prossimo turno, fischia 3 volte Centi, dice che può passare così, vince ancora il Catanzaro che fa 7 su 7 in casa, trova la 12ª vittoria in campionato.